Direi che l'importanza di questo viaggio è legata essenzialmente a tre fattori. Il primo è il fatto che il Papa per la prima volta si reca nell'Estremo Oriente, una regione del mondo che, diciamo, acquista una rilevanza sempre più accentuata nella politica e nell'economia mondiale. Va il Papa per rivolgersi a tutto il continente, ecco, non soltanto alla Corea. Certo, il viaggio è per la Corea, però ha come destinatari tutti i paesi del continente, grazie proprio a questa celebrazione della giornata asiatica della gioventù che si svolgerà in Corea. E poi appunto il terzo aspetto è quello del futuro, la gioventù rappresenta il futuro, quindi il Papa si rivolge al futuro di questo continente, si rivolge al futuro dell'Asia. Il messaggio, io credo, che il Papa porterà a questi giovani è che devono diventare protagonisti, ecco, della vita della Chiesa, quindi una presenza attiva, una presenza partecipe. Ecco, una presenza fatta di collaborazione e di corresponsabilità. La Chiesa ha bisogno dei giovani, ecco, ce lo ricordava San Giovanni Paolo II, ce lo ricorda il Papa Francesco. Quindi un protagonismo all'interno della Chiesa e un protagonismo anche nella missione. I giovani, e questa è la chiamata fondamentale, devono diventare evangelizzatori dei loro coetanei.